Tommaselli a Messina è il periodo più lungo della sua vita, che ci serve a capire in effetti la grandezza di questo sacerdote, l'intensità della sua attività. Il primo incontro con i messinesi l'ha avuto a Giostra, un quartiere che a quell'epoca era particolarmente complesso, molto povero. Parliamo di un periodo post-guerra, il 1937, intorno al 1937. Vediamo un Don Tomaselli che cercava i suoi parrocchiani in tutte le occasioni, durante, per la malattia, la povertà e così via. È bene raccontare un aneddoto quando Don Tomaselli andava a trovare le famiglie, gli ammalati. Qualcuno non lo voleva fare entrare e lui, senza insistere, con cortesia, cominciava a dare le caramelle ai bambini. Diceva alla mamma: non si preoccupi, ecco, a proposito del mangiare, se non avete cibo non si preoccupi, c'è sempre qualche cosa in parrocchia per voi. C'è un moribondo, di fronte a un moribondo che non lo voleva conoscere, poi alla fine riesce a ottenere questo incontro e questo moribondo continuava a non volerne sentire. Allora lui ha lasciato un'immaginetta del Sacro Cuore allo scopo di far parlare Gesù, così né più e né meno come parlava il centurione che squarciò il cuore a Gesù. E che fra sé e sé diceva: ma perché io devo squarciare il cuore a Gesù? Messina successivamente è stato a San Luigi con l'incarico di scrivere dei libretti, ma anche seguiva, era confessore di diversi allievi salesiani. Successivamente è stato mandato al Domenico Savio e lì ecco, l'occupazione principale era la spedizione dei libri che poi continuò. La scrittura e la spedizione dei libretti che continuò a San Luigi. Da tenere presente che questa attività non era la sola di Don Tomaselli, perché era guida di anime mistiche, che venivano da tutta l'Italia o che lui andava a trovare durante i suoi giri periodici, almeno ogni mese. Altro aspetto. Centinaia di persone lo venivano a trovare, anche sacerdoti. Per quale motivo? O perché aveva la fama di essere guaritore, oppure ancora perché volevano crescere in santità, sacerdoti o anime particolarmente belle. Quindi è una figura di spicco nell'ambito sacerdotale, notissima in Italia. Ancora oggi tanti sacerdoti richiedono i suoi libretti, non solo diciamo cittadini qualunque, ma sacerdoti allo scopo di utilizzarli a supporto della loro evangelizzazione. Una valanga di richieste di avvio di causa di beatificazione, ma tutte quante, per quanto di mia conoscenza, supportate dal fatto delle guarigioni prodigiose. Un entusiasmo popolare, però ecco, troppo a ridosso del pio trapasso di Don Giuseppe Tomaselli. Uno degli aspetti più delicati, ecco, da vagliare della vita di Don Tomaselli è l'aspetto mistico. Ora sono passati 3 anni, o forse magari un po' troppo, ma ecco, io nella qualità ho costituito un comitato per la beatificazione e canonizzazione di Don Giuseppe Tomaselli, d'intesa con l'Ispettoria Salesiana che ha sede a Catania e con altri sacerdoti salesiani, in modo particolare il sacerdote che si occupa all'Istituto Teologico San Tommaso di Messina dei libretti e anche del direttore del Domenico Savio, Don Gianni Russo. Il comitato, oltre che a diffondere la figura di Don Tomaselli in tutta l'Italia e ora anche all'estero, si occupa della raccolta di testimonianze, testimonianze che ecco, ne abbiamo raccolte circa 100 e
credo che siano tutte quante fatte bene e utili per inquadrare la figura di Don Tomaselli. Spero che coloro i quali ascolteranno questa intervista, se hanno conosciuto Don Tomaselli, mi facciano gentilmente una telefonata tramite voi per poter formalizzare la testimonianza. Vi ringrazio.